Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo, arrivati alla terza puntata su questo meraviglioso brand Leica, che è il brand che ha inventato nella storia della fotografia il formato 24-36 mm tra il 1910 e il 1915, il formato che ancora oggi troviamo sulle fotocamere digitali full frame. Mi trovo da Fotoottica Cavour a Milano e alla mia destra ho Nicolò Di Benedetto. Buongiorno a tutti. Alla mia sinistra ho Roberto Biavaschi, giovane ma certa promessa del futuro argentico digitale della fotografia. Nelle prime due puntate abbiamo parlato di Leica Vita, ovviamente, visto che il tutto è nato, il formato 24-36, dalla pellicola cinematografica, da un'idea di Oscar Barnack, usando all'inizio quelle che erano chiamate le Leica Vite, e oggi è la volta, io credo, della vera polpa del sistema, no Nicolò, che è il sistema M. Vera polpa perché è un sistema che è stato immaginato e realizzato nel 1954, siamo nel 2021, eppure alcuni dettagli non trascurabili tecnici del sistema M, come il mirino galileiano e la messa a fuoco a telemetra, sono stati traghettati anche nelle fotocamere digitali Leica dell'ultima generazione. Quindi M è forse la fotocamera per antonomasia a livello mondiale, senza nulla togliere chiaramente ad altri brand che nel Novecento hanno a loro volta fatto la storia della fotografia nelle giuste mani, come Rolleiflex, come Nikon, come Hasselblad, però M. Ci avviciniamo quasi ai 70 anni dalla nascita di questo sistema. Appunto. M come Nicolò Di Benedetto. Esatto, M che in realtà sta proprio a identificare il fatto che abbiamo un mirino con telemetro, quindi mirino e messa a fuoco. Io sono solo praticamente buco, diciamo. A differenza di Vite, dove c'erano due mirini. Esatto, un mirino, uno miravo e l'altro mettevo a fuoco. Ecco. Appunto, M è il termine, appunto, è l'iniziale del termine in tedesco per appunto la parola telemetro. Ok, quindi questa qui è la più grossa rivoluzione. E vado a memoria, credo che sia l'unica macchina in serie al mondo ad oggi ancora in produzione dal 1954, quindi andiamo verso i 70 anni di questo sistema che è ancora vivo e siamo arrivati... Vivo e vitale! Esatto, e i cambiamenti non sono stati neanche così tanti, se uno va a prendere una macchina di oggi appunto, questo sistema qui appunto rimarrà uguale per tanti anni e ad oggi se io prendo una macchina digitale senza girarla, voi potete benissimo pensare che sia una macchina pellicola. Stiamo parlando di Leica, ovviamente. Stiamo parlando ovviamente di Leica. Ok. Allora, questo qui, come potete vedere, è una Leica M3, quindi primissimo modello, nel 1954 vengono prodotti dei prototipi già nel 53, e questo qui è uno dei primissimi modelli. Questo qui si distinguono in tre tipi, primi modelli. Questo qui, come potete vedere, non ha neanche il selettore delle cornici, quindi qui abbiamo una cornice del 50 e cornice del 135, punto stop e basta. E qui difatti vedete abbiamo solo 50 Summilux, anche questo qui coevo della macchina, hanno il 54. Ecco, non dimentichiamo che quando Leica si è permessa, tra virgolette, questa incredibile rivoluzione di unire in uno stesso mirino ben più ampio sia l'inquadratura che il telemetro, ha continuato a produrre comunque Leica Vite, perché c'era un pubblico che comunque gradiva ancora lavorare con Leica. Esatto. Vite, questo non è da tutti. Infatti la terza G, che è l'ultimo appunto Leica Vite prodotta da Leica, continua la produzione in contemporanea anche della produzione di Leica M3, quindi vengono prodotti anche i primi obiettivi M. E l'unica difficoltà qui
appunto se doveva montare appunto un 35 mm su questa fotocamera avevamo bisogno degli occhialini. Quindi quando vedete degli obiettivi che hanno gli occhialini, sono stati studiati appunto per M3 perché non avevamo il riquadro del 35 mm. Quindi permettevano di amplificare l'inquadratura direttamente in questo modo. Esattamente, senza dover mettere mirini esterni come viene usato anche ad oggi, anche sulle digitali, perché il telemetro, nonostante la sua evoluzione, sotto il 28 mm noi all'interno non vediamo, quindi o mettiamo un mirino esterno o se no okay, è un po' più difficile andare a inquadrare. Allora, questa macchina qui, chi ne sa, sicuramente inizialmente aveva un single stroke, quindi singolo avanzamento. Poi gli ingegneri Leica dicono no, il doppio avanzamento, quindi double stroke, è più veloce, cosa che poi una delle prime volte che Leica si deve ricredere e ritornano al single stroke. Beh, però nei momenti in cui tu avanzi col progresso, ritieni che il double stroke sia meglio del single stroke, poi in corso d'opera ti rendi conto che era meglio la cosa di prima, chapeau alle aziende che comunque si ricredono su delle modifiche e tornano, anziché andare avanti, tra virgolette, tornano indietro, ecco, però diciamo che è cosa da poco, insomma, serviva per poter avere il riarmo quasi in tempo reale per le fotografie d'azione. Poi l'hanno mantenuto come sistema anche sui modelli più recenti, la leva di avanzamento permette entrambe le cose, quindi o il caricamento singolo oppure con più passaggi meccanicamente, quindi per chi era abituato, non so, penso a Gardin che mi diceva no, scatta, perché scatti i giri con un solo colpo, lui ad esempio era abituato in quel modo e gli ultimi modelli di Leica lo consentono, perfetto, di poterlo fare. È stata una grossa rivoluzione, infatti anche tanti professionisti richiedono questa macchina qui e Leica produce pochissimi esemplari, intorno ai 450, una Leica MP, che in realtà sta per M Professional. Ok. Questa macchina qui fondamentalmente aveva anche il riquadro del 35 all'interno del rangefinder. Ne vengono prodotte poche, poi diciamo l'MP ad oggi è una delle M con un indice di realtà molto elevato. Però ecco, a proposito di MP, oggi comunque parlando di Leica alla carta, se non sbaglio, uno può ancora ordinare una Leica a pellicola nuova di fabbrica, è corretto? Oggi Leica è l'unico brand, diciamo tra i top 5 che conosciamo, che produce ancora una macchina a pellicola, che appunto si chiama Leica MP, quindi va a riprendere il nome di questa macchina prodotta nel 56-57, che fondamentalmente è una Leica M6 con la leva di carica di una Leica M3. Ad oggi, volendo, si può avere anche nuova, parliamo più o meno di 4.500 euro di macchina nuova. Tempistiche di produzione dall'ordine sono più o meno 6 mesi, perché l'M7 ha cessato la produzione, poi ne parleremo. Comunque adesso. Però di fatto, se uno oggi comunque vuole e ne ha tutti i diritti, una Leica MP by Wetzlar prodotta ex novo, lo può fare. Addirittura un prodotto nel 2014, adesso vado a memoria, una Leica MA, che in realtà è una follia, però ne per sono state anche anni. Vendute per i 60 anni, hanno venduto una macchina che fondamentalmente è una Leica MP ma senza esposimetro. Okay, quindi nella pura più assoluta meccanica totale, in onore fondamentalmente di Leica M3 hanno voluto produrre questa macchina qui, che producono ancora, quindi ad oggi se qualcuno vuole, quindi alla carta si può chiedere anche la MA. Poi anche la MA, la differenza è anche nel riavvolgimento è quello della MP, quindi si ritorna ai vecchi riavvolgimenti delle Leica Vita, corretto? Esatto, dove ci lasci le impronte digitali praticamente. È un pochettino più lenta la cosa, no? Okay. Però hanno voluto riprendere questo tastino, che è stato ripreso anche questa leva, scusate, che è stata ripresa anche adesso nel mondo del digitale sull'M10. Questo qui viene messo l'ISO, quindi uno può cambiare l'ISO tirando su questa livetta, una finezza che può piacere o non piacere.
Beh, proprio in questo periodo c'è da dire che c'è il ritorno al vintage è evidente, visto che di recente non in Germania ma in Giappone è stata annunciata una fotocamera digitale mirrorless che riprende in tutto e per tutto le sembianze di una macchina video. Possiamo anche dire forse... Non c'è assolutamente problema, appunto una Nikon FM2 praticamente messa in un corpo digitale e esteticamente molto bella, ma non abbiamo avuto ancora il modo di vederla. Nikon ZFC. Però diciamo che il ritorno al vintage paga molto, vediamo anche Fuji, il successo di Fuji, perché ha ripreso comunque le linee di Leica e la facilità d'uso con tutte le ghiere. Io mi auguro che tutto questo sia vero, anche perché io per fortuna sto invecchiando, anche perché voi che mi seguite da tempo sapete che l'alternativa all'invecchiamento non è piacevolissima. E quindi questo ritorno al vintage io mi auguro che poi coinvolga anche, insomma, le persone vintage e che ritornino praticamente da allora al loro mondo vintage. Ma a proposito di vintage, posto che tra Nicolò e Roberto ballano delle settimane, dei mesi, insomma, ecco, vabbè, insomma, un'inezia praticamente. Una domanda a Roberto: è vero che tu lavori in un negozio di fotografia, che sei venuto a lavorare in un negozio di fotografia perché hai un amore incondizionato per la fotografia, però il tuo punto di vista di poco più che ventenne su questo mondo, se tu potessi essere obiettivo, scegli tu la focale che credi, se vuoi essere obiettivo, ecco, che cosa ti coinvolge in una maniera così meravigliosa su questo prodotto a pellicola rispetto ad altri prodotti a pellicola che si trovano tranquillamente usati anche nel vostro punto vendita? Che cos'è la cosa che ti spinge? Allora, su questo, beh, poi il mondo a pellicola è gigantesco, parlando di Leica, la semplicità. Quindi il ritorno, la semplicità, sì. Il ritorno alle basi, il ritorno alle cose semplici, quindi ai tre parametri fondamentali dello scatto, consente sicuramente a me... Diciamoli i tre parametri. Diaframma, sì, tempo, sì, e sensibilità, che quella e poi messa è... a fuoco. Sì, esatto. Ok, perfetto. E quello che ha dato aiuto a me, come può darlo a chiunque nativo digitale, quindi che nasce con col telefono in mano praticamente, è ritornare... Uno dovrebbe nascere col cordone ombelicale. Speriamo, sì, in teoria. Teoria, adesso. Però arriveremo, secondo me, anche a cose... Quelli che nascono col cordone, esatto, mi rendo conto. Proiettato in un futuro orwelliano. Magari in fibra ottica sei già collegato... probabile. Ok, va bene. Ok, fantastico. Però finché c'è la possibilità di accedere a un mondo vintage, ma di fatto è essenziale, quella è la grossa differenza, cioè... La semplicità della pellicola, semplicità che inizialmente, perché appunto non ha capacità o comunque non ha avuto modo di studiarsi la fotografia, come può essere stato il mio caso, a livello tecnico chiaramente può dare delle difficoltà, perché è tutto nelle nostre mani. Quando le okay. cose sono nelle nostre mani iniziano ad essere allora, sulle teste. Faccio male, perché l'ha fatto molto meglio Al Pacino, l'avvocato del diavolo. Lo faccio molto male, chiaramente forse nel posto sbagliato, e chiaramente anche se oggi parliamo di cultura e tecnologia, di fatto qui non siamo in un museo ma siamo in un esercizio commerciale. Allora, secondo te un tuo coetaneo di fronte a una qualsivoglia Leica M a pellicola, magari molto usata, quindi con un buon rapporto qualità-prezzo, che cosa lo può spingere a comprare una macchina che di fatto comunque normalmente, anche pur usata, è perfettamente funzionante con la garanzia di 12 mesi? Che cosa lo può spingere ad acquistare quella macchina piuttosto che, ovviamente direi, una reflex a pellicola con due o tre ottiche o cose del genere? Cioè, tu qual è la molla secondo te che spinge?
Allora, da una parte... Parlo dei clienti, in questo caso. Giovani. Giovani, sì. Quindi sì. Da una parte la, un po' la moda, un po' il settore in cui adesso, qui ci troviamo a Milano, quindi c'è anche un discorso di apparenze, su questo non si può evitare la cosa. Così come la pellicola. Quello, per come la vedo io, che è anche il modo più positivo di vedere la cosa, la curiosità, cioè la possibilità di fare qualcosa di diverso e... con un sistema completamente diverso da come siamo abituati a fare, quindi più che la macchina il modo di scatto e ti devo interrompere senza offesa da vintage, apriamo, chiudiamo una parentesi sul mondo della pellicola, soprattutto in bianco e nero. Qui tra l'altro abbiamo una RP400 Rolly nella nuova livrea, tra l'altro, che è stata appena rivisitata. Allora, per chi già c'era, in realtà questo discorso della moda non esiste. Chi scattava pellicola ha continuato a scattare pellicola e scatterà ancora pellicola, ha avuto la grande fortuna di avere ancora i consumabili, pellicole chimiche e carte, per poter andare avanti a lavorare. Quindi io, su chi è un po' più datato, non direi che è una moda. No, però parlando di giovani clienti, sicuramente sì, è un punto di attrazione. Poi anche... Mi piace di più se dici punto di attrazione che moda. Ok. Mi piace. Sì, è un'attrattiva, può essere anche un gioco se vogliamo. Oggi vediamo che il mercato si sposta su l'uso e getto, su macchine appunto che non sono vere e proprie macchine, sono appunto un gioco, quello che può attrarre. Però vedo che chi chiede quello finisce per proseguire, cioè è curioso della differenza tra le mille pellicole in vetrina, è curioso del fatto che banalmente io, non so, scatto fotografie, quindi il rapporto che hai con la persona, che ovviamente non è la moda, non è quello che c'è su internet, è quello che ci teniamo qui, e quindi si attirano anche per... Quindi i ragazzi, quando impugnano un oggetto del genere da voi, sentono che hanno in mano, non ancora conoscendolo, qualcosa di completamente diverso da tutto il resto. Esatto, noi cerchiamo di dargli questa possibilità, che è quello che nel futuro si andrà a perdere, ma che adesso c'è. Perché non c'è tanta fiducia da parte di chi dovrebbe produrle queste macchine? Perché, cioè, a perdere il senso l'hardware o il consumabile? A perdere la semplicità. Ah, ok. Sì. A perdere la semplicità. Esatto. Questa mi piace, questa tua affermazione. Che non sono le persone a perderle, ovviamente, anzi, il fatto che si cerchi la semplicità è bello, e quindi speriamo ci credano anche poi chi produce, chi investe, chi... Assolutamente. Infatti, anche se derivo un attimo, ma di un secondo, parlando di questa novità che uscirà a fine luglio, di questa nuova mirrorless Japan Nikon, la speranza mia personale è che, visto che è stato fatto un case in magnesio che è molto vicino alla Nikon FM2, che magari qualche ingegnere illuminato si rimetta a fare una Nikon FM2, che è una macchina completamente diversa, con prezzi completamente diversi, ha una filosofia completamente diversa, però io credo che una sana concorrenza, che adesso non c'è, aiuterebbe comunque... Aiuterebbe tutti, il mercato, il pubblico, tutti. Bene, Nicolò, tu che ogni tanto batti i tasti della cassa, io so che qui non bisognerebbe parlarne, però è giusto, siamo oggi è il 13 luglio del 2021, siamo in un esercizio commerciale, abbiamo appena detto che ci sono comunque delle differenze giustificate, parlando dell'usato, tra brand e brand. Allora, intanto ti chiedo di riformulare un'idea di quanto può costare con un 50, un Elmar 3.5 collassabile, una Leica Vite sicuramente vissuta ma funzionante e con la vostra garanzia di 12 mesi, mediamente. Allora, io vorrei fare un discorso un po' in generale, poi chi ci segue un po', il mercato lo segue anche. Diciamo che nell'ultimo anno e mezzo post-Covid è successa una cosa per me un po' inaspettata, però magari potevamo anche pensare: i prezzi del materiale pellicola sono praticamente raddoppiati. Okay? Di tutte le macchine? Di tante macchine, soprattutto appunto su M è successo un qualcosa di veramente
particolare, però tornando sul Leica Vite, per questo che comunque anche noi stiamo cercando di portare anche sul Leica Vite, perché con un 6-700 euro in mano una Leica, compreso l'obiettivo, quindi tu devi fare la tua appunto esperienza, entri nel mondo Leica con molte più difficoltà di M, però economicamente parlando spendi una cifra molte più difficoltà. Scusate se interrompo, l'esimio è un caricamento sicuramente più complesso, più lungo, che richiede anche il taglio iniziale di 10 cm di pellicola, e l'altra difficoltà nell'approccio allo scatto è che c'è un mirino per poter inquadrare e un mirino per poter focheggiare. Sì. Bene signori, visto che la soglia di attenzione su YouTube mediamente crolla verso il 12° minuto, e qui ci siamo permessi di arrivare quasi a 20 minuti, fermiamo questa prima parte di questa diciamo seconda puntata sul mondo Leica M. Vi ricordo le prime due puntate sempre da Fotottica Cavour sul mondo Leica Vite, e ci rivediamo a breve su questi iridescenti schermi per la seconda parte su Leica M, sperando di riuscire a stare nei 12-20 minuti. Quindi allora un saluto da Nicolò, grazie per l'attenzione, un saluto da Roberto e un saluto come sempre dal vostro affezionatissimo, iridescente, senescente e come sempre monocromatico Gerardo Bonomo. Alla prossima. Arrivederci.